Ciao a tutti! Oggi vediamo degli esercizi da fare in casa, comodamente a casa, utilizzando come attrezzi i propri figli. No! Sono esercizi! Usando i propri genitori come giochi! È vero, perché? Perché sono esercizi da poter fare in casa, ludici, con genitori e figli. Se li fate in modo un po' più intenso, con più ripetizioni, allora diventa proprio un esercizio fitness, altrimenti è solo un gioco, giusto? Sì. Allora cominciamo con il primo esercizio. L'adulto sdraiato a terra, pancia in su. Il bambino sull'addome. Se il bambino è molto grande, probabilmente avrà i piedi poggiati a terra, dipende come volete lavorare. Braccia a terra, su e giù il bacino. Su e giù, su e giù, su e giù. Fate quante ripetizioni volete. Se poi volete far divertire un po' di più vostro figlio, fate il cavalluccio. Era un po' più stancante. Da qua, bicicletta. E vai. Il bambino sdraiato sulle gambe e facciamo andare le gambe del bambino e le braccia dell'adulto. Via, via. Veloce, 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 veloce. E giù. E cambiamo. Sugli stinchi. Fate appoggiare il bambino sugli stinchi. Se è piccolo ovviamente ci starà tutto. Altrimenti il busto deve stare sugli stinchi. Se il bambino è grande e i piedi poggiano a terra, deve allargare. Il bambino non deve poggiare terra. Per sicurezza mettiamo le mani sulle spalle e giù e su. Giù e su. Giù e su e poi ci si ferma paralleli al pavimento, braccia larghe, gambe larghe, guarda su, guarda davanti a te, aeroplanino, un po' più su con le gambe, un po' più su, ecco, noi siamo sempre qui per la sicurezza, esatto, vai, terzo esercizio, il ponte, qua le braccia devono essere assolutamente larghe, potete scegliere la posizione che preferite, sopra e sotto, vai. Sotto, sopra, sotto, sopra, possiamo anche cambiare posizione, sotto, sopra, sotto, sopra. Ovviamente il ponte che scegliete di fare va in base alle vostre capacità atletiche e a quelle del bambino. Altro esercizio, in piedi, di schiena. Appoggiate i piedi sulla schiena del bambino, il bambino deve essere dritto, i talloni meglio sulla zona lombare, i piedi appoggiati sulla schiena, tutto il peso del bambino sui nostri piedi, braccia a terra, buttati sui piedi col peso e piano piano, piego e stendo, tu rimani rigido e io piego mentre tu vai giù col peso su di me e stendo. Anche questo fatene quanti volete, il numero di ripetizioni che volete, fin quando vi state divertendo insieme, giusto? Sì. Ok, spaccata. Non è la sua preferita, ma è la mia. Spaccata frontale di entrambi. Ovviamente il bambino, avendo le gambe più corte, appoggerà i piedi all'interno delle gambe dell'adulto. Ci si afferra per mano. Se siete tutti e due un po' grandi, quindi se avete come me una mamma corta e un figlio lungo, potete anche avvicinare un po' di più la presa. E si va prima da una parte e poi dall'altra. Prima da una parte e poi dall'altra. È una specie di dondolo che ci fa fare un po' di allenamento per la spaccata e anche per la piega. Stendo le ginocchia sempre, non si piegano mai le ginocchia. Fa male. Non esiste male. E giù. Quanti volete fin quando vi divertite. Ultimo esercizio. È una specie di... No, facciamo l'altro. È una specie di piccolo esercizio di acrobalance. Ovviamente quando acrobalance viene fatta con due persone con due stazze così diverse, la base deve essere fatta dal più grande e diventa tutto un po' più semplice. Quindi non è così complicato fare acrobalance figlio e genitore. Facciamo la stella, ma in realtà solo il primo pezzettino della stella. L'adulto
gambe leggermente divaricate, un po' piegate, il bambino deve appoggiare i piedi sulle cosce aperti a papera. La presa, sempre la presa sicura, facciamo vedere, la presa per i polsi, quindi prendo il polso, non la mano. Poggio prima un piede, aperto, spingo, il bambino deve spingere, e poggia l'altro. Il bambino si stende completamente, noi ci bilanciamo indietro per non farlo cadere, giusto? Sì. Spingo, spingo forte, lascio, hop, e giù, piano piano. Ecco qua, questi sono alcuni esercizi, ne esistono tanti altri, ne potete fare alcuni, li potete fare tutti, li potete fare per pochi minuti, per ore e ore, fin quando avete voglia. Giusto. Grazie a tutti e buona giornata! Ciao ciao! We've been waiting for so long.